Va bene, facciamoci sto bungee jumping. Così andiamo dai babbuini, andiamo dall'altra parte. Ci rifacciamo sto percorso de merda. Vai, buttati di sotto, buttati di sotto, buttati di sotto. No, non farlo, buttati di sotto, buttati di sotto. Evita tutti gli ostacoli e raggiunge una velocità sufficiente. Vabbè, niente di nuovo, insomma. Ok, dobbiamo evitare di nuovo gli alberi e le rocce. Ok. Un po' più stretto, non c'era? Maledizione? Niente. Mi sa che... Esatto, abbiamo fatto il primo e basta. Ok, allora, la prima parte è facile, la seconda no. Ma porca... dai! Niente. Te lo devi imparare a memoria sto percorso se vuoi passare. Sarà difficile. Perché purtroppo... vaffanculo, dai, qua è la hitbox. Purtroppo qui... anche la hitbox ci si mette male. Letteralmente. Però già questo primo pezzo l'ho già imparato, almeno. Almeno questo primo pezzo l'ho capito. Purtroppo... un cretino, buttati di sotto, buttati di sotto. Te l'avevo detto che non ce la faceva proprio scemo. Buttati di sotto, buttati di sotto. Oh no, non ce l'ho fatta. Madonna mia, che espressione da scemo che c'ha. Ok. Finché non ci riusciamo. Ok. Siamo arrivati al penultimo. Ci manca proprio un tocco. Non devo sbagliare. Ma che riflessi deve avere un bambino per farselo tutta a memoria sto percorso? Maledizione ogni volta. Io ci credo che poi un bambino lo lascia. Giochi del genere. Anzi, lo lasciavano perché per fortuna... roba del genere non esiste più. Non esiste più, per fortuna. Non è possibile, ma che hitbox c'aveva? Ma neanche dovessi fare il chirurgo dovrei avere così tanta precisione. Maledizione. Allora, tac, tac, tac. E vedi, è talmente vicino l'uno con l'altro che non ne hai proprio il tempo. Ma come facevo un bambino al tempo? Ho difficoltà io a farla, sta roba. L'unica cosa positiva è che non perdi vite ogni volta che fallisci, almeno quello. Porca miseria. Mancava solo che ogni volta le perdevi ed era perfetto. Cioè, non puoi dare un minigioco a un bambino che deve farlo perfetto, che per carità sì, lo sproni a fare di meglio, ma un bambino, un gioco del genere, l'ha già droppato 3 livelli fa. L'ha già buttato nel cestino e l'ha rivenduto al GameStop per 2 centesimi. Perché quello è il valore. Altro che 5 euro. Ecco, appunto. Perché a un certo punto riesco a prendere la velocità giusta, ma non a farlo tutti quanti, a non a prenderli tutti giusti. Dai, ma che cosa hai colpito che non c'era niente? Ma come puoi mettere una sfida così sbagliata, obbligatoria per un bambino e non dargli altro modo se non superarla apposta per poter finire sto merda di gioco? È veramente fatta male. Cioè, devi fartelo preciso tutto e non hai neanche modo, per esempio, di poter fare anche solo un errore e guadagnare abbastanza velocità. Devi fartelo perfetto. Non puoi dare a un bambino una roba del genere e sperare che te lo faccia tutto. Non dopo 10 tentativi, perlomeno. E un bambino già al quarto si è stancato. Mi sono stancato io al secondo. Devi veramente ricordartelo a memoria. E anche a ricordartelo a memoria, il momento in cui sbagli, anche solo l'angolazione di un millimetro, hai fallito. Qua devi andare totalmente a memoria, purtroppo. Non c'è altra soluzione. Poi lui sbatte contro le cose invisibili, poi voglio dire. Ormai l'abbiamo fatto talmente tante volte e non vi dico neanche da quanto stiamo qui, ma l'abbiamo fatto talmente tante volte che porca miseria, lo sto imparando veramente il percorso. Quindi tac, tac, e comunque sbagli. Sbagli perché veramente ti serve la precisione millimetrica per passare.
Sai che neanche un giocatore professionista di giochi come Osu riuscirebbe a farlo al primo tentativo, sto livello del merda. Finalmente! Madonna mia, mi sono dovuto pure togliere le cuffie perché non lo sopportavo più sto minigioco, non lo sopportavo più! Mamma mia! Mezz'ora per fare un livello che dura un minuto! Un livello di merda, aggiungo! Fatto male! Brutto, schifoso, penzola proprio, madonna cara. Credo che il ponte sia il primo, quello lì a questo punto, visto che ci sono le macerie. Però ce n'era anche un altro di percorso che aveva i babbuini da fare. E sicuramente serve solamente per il, come si dice, per i nastri. E se tanto i nastri non ci servono più, prendi questo. Non ci servono più, dicevo. Non mi metto neanche a sprecarmi questi pipistrelli nel cocchio per andarli a prendere. Pensa a te, cadi pure perché fai le animazioni per salvarti la vita. Pensa quanto sei bravo, Tarzan. Dai, aiutatemi, stupidi babbuini. Ecco. No, fermo. Ecco qua, bravo. Ti fanno da scala, pensa. Ok. Ah, tutto qui. Tutto qua? Madonna mia, wow, che gran percorso. Madonna, che luce. È tornato. Sei ancora vivo? Lasciatele andare. No, porterò due esempi. A parte dove c'ha la mano quello lì. Uno per i miei esperimenti e l'altro da imbalsamare. Di questo potrebbe restare ben poco. L'importante è che torni con noi. Che sia in catena o in una cassa non fa differenza. Porca miseria, occhio. Qualcuno la salvi. Allora, mi avete detto di morire al terzo stage di questa battaglia. Io lo vorrei finire proprio letteralmente al primo tentativo e non pensarci mai più a sto gioco di merda. Però, va bene. Facciamo la cosa. Completiamo il livello. Poi lo rifaccio, muoio al terzo stage. Non ho neanche letto, tanto il gioco è schiaccia quadrato e ma cosa fa? Dove va? Madonna mia, sto giro serve tanto schiacciare quadrato, eh? Cerchio, cerchio, X, quadrato, triangolo. Allora, cerchio, cerchio, ecco fatto. Quindi, madonna mia, che dolore. L'uomo della frusta. Pure. Allora, X, triangolo, quadrato. Vabbè che tanto li vedo, eh. Non c'è neanche bisogno di impararlo. Allora. Ecco fatto. Guarda, lo sapevo che finiva così. Ecco, lui si risveglia. Combattiamo assieme ora. Ah no, è tiro alla fune in due. E vabbè sì. Ma cosa fa? Cosa fa? Ehi. Io sto schiacciando quadrato qui, eh. È inutile che torni indietro. Allora. No dai. Muore cadendo all'indietro? Letteralmente? Sai che mi fa male il dito perché ho schiacciato troppo forte? No dai, muoiono perché si schiantano contro le ossa. Sì, vabbè, certo. Ma quanti elefanti sono? Cos'è? Non è il cimitero degli elefanti. Questo è il... Ma guarda, sto zitto, sto zitto. Dai, sta fermo. Credevo che andasse meglio. No, non mi toccare. Non hai la promozione. Non puoi sapere il dolore. Si spara la luce qua nell'occhio e diventa cieco. Oh, ha funzionato. Oh, wow! Fantastico!
Peter, immagini in movimento, ombre animate. Tarzan ha raccolto alcune bobine. Quello sono io. Infatti, ed è una sola bobina. Chissà quante ne ha perse Garner e quali storie 75 dalle altre bobine. Sai che cosa c'è nelle altre bobine? Niente di interessante, ecco cosa. Anche ci fosse il finale segreto per avere tutte le bobine, me ne può fregare di meno. Però visto che mi avete detto muori al terzo stage, vediamo che cosa succede. Tanto poi abbiamo tre vite, quindi vuol dire che devo morire, letteralmente farmi colpire tre volte. Ma sai che quasi quasi morirei a tutti gli stage, solo per curiosità. Ma lo faccio al terzo solo perché me l'avete detto voi, eh. Facciamo al terzo solo perché me l'avete detto voi e basta. Ehi, sto schiacciando quadrato io qua, eh. È inutile che torno indietro. Ancora, ma che cacchio. Ok, adesso provo a non fare esattamente nulla. Vediamo che succede. Non faccio nulla sto giro, eh. Vediamo. Sta ballando lui. Sta ballando, Dio mio. Ok. Vediamo questa grandissima morte. Ah. Scusami. Lo sguardo cattivo alla fine verso Jane poteva voler dire due cose e preferisco non dirle. Signori, finalmente abbiamo finito. Oddio mio, io lo reputo veramente adesso, l'ho detto tante volte, ma questo ad oggi è il gioco peggiore che abbiamo mai portato su questo canale. È brutto, graficamente e anche a livello tecnico. Fatto male. Per superare il gioco devi farti due pezzi per forza. Che per carità, il primo, raccogliere i nastri, ci può stare. Ma superare la seconda prova del bungee jumping dei babbuini, un bambino non ce l'avrebbe fatta se veramente non ci si metteva a forza. Un bambino normale che gioca normalmente ai videogiochi, al tempo ovviamente, arrivato a quel punto avrebbe detto boh, basta, o me lo fa mio cugino che è più bravo, e anche il cugino avrebbe detto senti, no, basta. Oppure l'avrebbe preso, abbandonato lì su uno scaffale e al meglio l'avrebbe venduto per comprarsi qualcosa di meglio. Quindi signori, vi ringrazio veramente di avermi seguito per questa serie orribile. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie che si spera sarà molto meglio di questo. Ciao a tutti.